Quando il sindaco a Corinto era in campagna elettorale, quando poi si è insediato, era l'argomento principale il default, il rischio dissesto. Dal dissesto dall'evitare questo deriva un po' tutto il resto. E allora, sinteticamente, questa amministrazione ce l'ha fatta, ce la può fare o il rischio c'è ancora? No, il rischio c'è ancora. Questa amministrazione non ha mai detto, neanche in campagna elettorale, che avrebbe potuto evitare il dissesto. Ha promesso, ed è quello che sta facendo, che avrebbe lottato contro il dissesto, che avrebbe lavorato per evitare alla città questo, ed è quello che stiamo facendo. Naturalmente lo stiamo facendo in primo luogo cercando di chiarirci sia sul metodo sia soprattutto sulla quantità del debito, e in secondo luogo lavorando per la ricerca delle risorse per evitare il dissesto. Non è detto che siamo fuori. Il debito è cresciuto in brevissimo tempo da 78 a 121 milioni, quasi 122. Questo ci chiarisce la situazione precaria. E mentre le risorse, non è facile recuperare 150 milioni mancanti per un contratto che era in realtà illegittimo. È su questi fronti che stiamo lavorando. Diciamo, novità ne emergono sotto il profilo della trasparenza o della, non dico operazione verità, ma della consistenza del debito. E novità stiamo costruendo per recuperare le risorse mancanti.